La tana del ferito. Oh, oh, oh. Ciao, Praterigno. Allora, Gilbert, non so se sai cosa stiamo per fare oggi. Praticamente entrerà della gente dalla chat a dire una unpopular opinion. Figa. È presente cosa vuol dire? No, una unpopular opinion. Che sarebbe? Perché dico una unpopular opinion? Nel senso, praticamente un'opinione non popolare. Un'opinione non popolare, ovvero, non lo so, dire tipo, secondo me c'è una cosa che tipo nessuno si aspetta, che magari però cioè, come la spiego, ragazzi? Blur tipo, è sopravvalutato. Ok. Tipo, secondo dire... me la pizza è okay, migliore, cioè, peggiore del sushi. Esatto, no? Tipo dire, secondo me la pizza fa schifo, la pizza piace a tutti, quindi è un unpopular opinion, cioè una cosa che non è... Okay. Capito, Gilbert? Okay. Va bene. Ottimo, quindi adesso entrerà della gente con queste caratteristiche qua. E andiamo con il primo. Ciao Giorgio, dici tutto. Ciao, cosa cazzo vuoi? Ciao no, Giorgio. Allora, sì, tranquillo proprio. Ciao a tutti. Allora, per me, senza l'esistenza dell'uomo, la matematica e la fisica non esisterebbero. Dell'uomo intendi proprio dell'essere maschile? Essere umano in generale, sì. No, dell'essere umano? Non ho capito, scusa. No. Cioè, senza le persone. Ma per me è una cazzata. È una popular opinion, però. Non può essere. La fisica sono leggi dell'universo. Le leggi dell'universo esistono anche senza l'uomo. No, poi, okay, metti però... caso che ci siano veramente degli extraterrestri comunque, cioè, che popolano i mondi. No, vabbè, ma è intoccabile questa cosa. Cioè, indipendentemente dall'esistenza dell'uomo, è una cosa intangibile. La fisica è per secondo me intende che l'abbiamo ricevuta, perché magari quelli che l'hanno, tra virgolette, scoperta sono uomini, no? Quello. Esatto, sì, non sì. Ho capito cosa intendi. Ma Giorgio, okay, si può capire cosa cazzo intendi? Non abbiamo ancora capito. Cioè, intendi che la fisica e la scienza non esisterebbero senza l'essere umano, che ovviamente, vabbè, cioè, è chiaro, senza nessuno che la scopre, non è che non esistono ma non vengono scoperte, oppure che senza l'uomo, cioè senza che l'uomo, senza l'uomo. Cioè senza l'essere uomo sì. Cazzo, palle, sì, lui. Sì. Ok, quindi già non un'altra. Donna, non è compresa la donna, quindi senza perché l'uomo. Le donne studiano fisica, che cazzo dici? No, comunque Maria Sofia. No, comunque, scherzi a parte. No, perché tanto anche senza l'uomo la legge di gravitazione universale dei pianeti esisterebbe uguale, per dire, o la quantistica ci sarebbe lo stesso. Però non verrebbero l'uomo. Scoperti, non sarebbero stati scoperti. Beh, no, vabbè, perché però esistono messi... l'uomo ha fatto ordine, diciamo, su queste cose. Cioè, esistono, l'uomo ha fatto ordine. Non verrebbero messi a teorie, però cioè, esatto, comunque ci sarebbero. Cioè, è come se io dico... devo scrivere su un foglio che la cacca è marrone, ma è marrone anche se non lo scrivo su un foglio. Ma che cazzo di esempio è, Guz? Ma io non capisco. Ma che cazzo dici, Guz? No, comunque è una roba importante. Secondo me, ditemi se sbaglio, il fatto che si dica che tutte le persone che nella storia hanno scoperto delle cose, eccetera, siano tutti uomini, io deduco che sia il fatto per il che sia, cioè sia collegato al fatto che le donne non hanno mai avuto possibilità di studiare perché erano comunque avevano meno diritti degli uomini, no? Ma è così, sì. Anche così, perché no? appena c'è stato un po' più di libertà, Marie Curie, esatto. Marguerite Hack, cioè... tutti okay. Quanti. Pensate. Gilbert, cosa ne pensi? Penso che qualche parte lui ha ragione, perché tutto questo sono l'uomo che hanno trovato tutto, la fisica, la chimica, tutto e tutto, capito un po'? Penso che senza l'essere umano... noi mai non possiamo mai sapere se c'è tutte queste cose. Però... io penso che qualche parte ha ragione lui. Bravo. Bene, Katia, ce ne faremo una cazzo di ragione. Tu, Lollo, cosa ne pensi? Ma io sono della stessa idea di Andrea, avendo studiato fisica. Fisicamente, cioè, non è una cosa... è quello che... guarda che l'esempio di Vez però era corretto, eh. Cioè, se tu prendi un foglio e scrivi sul foglio che la merda è marrone comunque. Sì, sì, a prescindere. Esatto, è la stessa cosa, ragazzi. Per l'universo, per la fisica, per... Yo, what's good, bro? Ciao, uomo nero. Oh! Yo! Gilbert, no, grande, bro. Sono l'unico uomo nero qui. Che fai qui, bro? No, io sono il primo nero a farlo, bro, eh. No.
Tra l'altro voi vi potete parlare con la Ender. Come stai, fratello? Tutto a posto? Tutto a posto, bro. Tu come stai, bro? Io sto bene, bro. Sto bene. Se volete, piacere di la gente come noi? La gente come noi? La gente come noi? Mai, bro. Vede l'ora di dire. Sentiamo la Popular, dai. Vabbè, no, sentiamo la Popular. Gilberto è rimasto scioccato. Ok. Secondo me non c'è niente di male a provarci con l'ex di tuo amico. Con l'ex? Dipende. Di un tuo amico. Dipende da che tipo di amicizia avete. Dipende. Sei il numero uno, bro. Allora parliamo una volta, Andrea. Se ci provi con l'ex del mio amico, vuol dire che forse te la volevi scopare anche prima e la cosa mi inquieta abbastanza. Ok, certo, bro. Cioè dipende dal tipo di... Beh, se ne è scopato almeno 10, vabbè. Lollo, tu cosa ne pensi? Secondo me dipende dal tipo di relazione. Aspetta, andiamo una volta, Katia. Lollo, dimmi cosa ne pensi. Se ci vede qualcuno, se ci vede un ragazzo che prova con la fidanzata del suo amico, sapete che anche quando ero fidanzato, lui prova già. No, lui volevo già. Fica, ci avevo capito. Prendila, capito? Giberta, a parte che tu già il discorso che hai fatto l'altra volta mi ha fatto capire che tu andresti tranquillamente con la ex di un tuo amico, quindi lasciamo perdere. No, un cazzo. Sentiamo Lollo, sentiamo Lollo cosa da dire. Scusa, il discorso che fa Andrea è sensato, però cioè, se il tuo amico è fidanzato con una bella ragazza, è oggettivamente una bella ragazza, che poi ci abbia chiuso completamente i rapporti e dopo hai un rapporto puramente fisico, che cacchio te ne frega? Poi se lui ti dice mi dà fastidio, allora no, ti devi dare. Ma dai, ma ci sono 7 miliardi comunque, di persone. Esatto. Facciamo una volta. Comunque, Green, tutto dipende dell'amicizia che c'ha con questo amico. Tutto dipende dell'amicizia. Certo. Bravo. Matteo, cosa ne pensi tu? Perché se sei un amico così, capito? Un amico così è un'altra cosa. Ma amico, perché c'è amico qui che sono come dei fratelli, capito un po'? E quello è un'altra cosa. Ma un amico che è solo così, no. E quello là non è, capito un po'? Non c'è due cose differenti lì. Dobbiamo cercare di sapere che qualità d'amico sei quello là. Certo. Matteo, come ha detto Gilbert, per me dipende. Se è un conoscente, allora che cazzo me ne frega. Se è un conoscente, uno che magari lo conosce una volta ogni tanto per strada, che ne so, non posso neanche reputarlo amico. Invece, se è proprio amicizia, cioè, non io zero proprio. Non esiste. Non è il massimo della vita trombarsi la ex del miglior amico, No, brutta storia, assolutamente no. E faccio io una domanda, voi stareste mai invece con una persona, voi avete finta che vi innamorate di una ragazza, proprio follemente, siete completamente innamorati, a un certo punto voi parlate con il vostro migliore amico e viene fuori che lui c'è andato a letto, è successo che c'è andato a letto, magari anche 2 o 3 volte, qualche anno fa, è una roba che vi peserebbe o no? A me è capitato, ma io ero la parte della ragazza che era stata con quel tipo, della ragazza la mia scopata. Amica. Cioè, è la mia amica è andata con tipo un mio ex frequentante con cui è andato a letto, però non mi è mai capitato tipo di ritrovarmi dall'altra parte. Sì. Se è successo prima, però Ash, cosa ne pensi tu? So. Cioè, ti peserebbe come cosa o no? Io non mi sono mai fidanzato, non so. Oh. Vabbè, però quando accadrà. Io lo spero, ma io non andrei mai. Ma non aver fretta, tranquillo, non devi aver fretta di questa cosa qui. No, ma io non andrei mai a letto con mio amico. Come no? No? Io pensavo che io e te avessimo già un rapporto gay, invece niente. No, veramente. Cioè, poi dipende da. Cioè, i gusti non so, c'entrano, capito? Chiaro. A te, Lollo, non ti darebbe fastidio andare. Ma chi è che sta facendo questo rumore? Lui? Sì, lui. Sì, mi sa sì. Che era lui. Ok, te Lollo? No, mi sa che... Ah, vabbè. No, a me non darebbe fastidio. Cioè, se il tuo migliore amico... Vabbè, se Gilberto non si ferma più. Se il tuo amico avesse fatto sesso con la ragazza con cui stai, non ti darebbe fastidio? No, perché è una cosa passata. Può essere mio amico come può essere un'altra persona. Poi dipende che rapporto avevano. Se magari erano fidanzati e so determinate cose, eccetera. Ma bro, ma tu racconti al tuo amico di come fate sesso e lui ti dice, lo so. Vabbè, gliela batti grande, bro, sai che col pugno, no? Ciao, Jacopo. Yo, what's up, bro, what's up? Ciao. Allora, un po' la dico? Sì, siamo qua per questo. È che la pena di morte
nonostante sia una cosa brutta, a volte è necessario. No, io non sono d'accordo. Vabbè, per niente. Dipende. No. Statisticamente parlando, i paesi con la pena di morte non hanno meno crimini, quindi... Ma a prescindere, secondo me, è una cosa che... Cioè, ripagare le persone con la loro stessa moneta, secondo me, si torna occhio per occhio, dente per dente, non lo so. Io sono il primo, poi vi dico, ho lasciato parlare a tutti voi, sono il primo che per qualunque... Cioè, ci sono dei reati che veramente dici, lascia, ammazzalo, cioè... Per esempio i reati, non so, la pedofilia, esatto, o la violenza sessuale, oppure anche il maltrattamento di bambini, anziani, secondo me sono tipo i reati peggiori del mondo e che proprio ti viene voglia veramente di uccidere. In realtà, cioè, di farli ammazzare, però boh, cioè, piuttosto meglio lasciarli marcire in carcere. E tu dici, però così li mantieni con i soldi delle tasse. Ho capito, però esatto. Boh, non lo so. Pena di morte, raga. Ma io taglierei arti. No, la tortura, vezzo. All'epoca dei babilonesi. Come dice, cioè, sempre mio padre, dice sempre questa cosa. Mio padre dice, se una persona, una donna viene violentata da un uomo, ok? Tu prendi quest'uomo qua, fallo legare e lascialo ai genitori della ragazza molestata. E lui dice, fagli quello che vuoi. Questo dice sempre mio padre. Che è un po' il concetto uguale. Tuo padre è anche moderato, devi sentire quello che dice la mia ragazza in merito. Sì, no, beh, ma sono effettivamente reati gravissimi. Sì, cioè, tipo sullo stupro, secondo me castrazione sarebbe... Non è castrazione che cambia. Cioè. No, beh, guarda, non è più il pisello. Sì, ok. Ma secondo me ci stanno tipo i psicofarmaci per queste cose, psicofarmaci... cure mediche, cose del genere, oppure che ne so, lo tieni dentro il carcere, ma la pena di morte no, cioè ognuno seppur fa una cosa più o meno grave, secondo me tutti quanti hanno il diritto alla vita, tutti. Sì, tecnicamente parlando il carcere dovrebbe svolgere l'attività di rieducare una persona per poi rimetterlo in società, che è una persona in grado di contribuire a livello economico al paese. Bravo. Perché molti sono convinti che il carcere debba essere punitivo, ma in realtà no, perché se il carcere è punitivo metti dentro il criminale, lo meni, esci, quello cosa fa? Continua a fare il criminale. Cioè, quindi o li ammazzi tutti quanti, ma non credo sia una soluzione molto sensata né ortodossa, se no devi rieducare i criminali, perché quando escono poi devono essere in grado di reinserirsi nella società. Tu hai ragione davvero, perché l'ammazzare non cambia la situazione, perché l'atto è stato già fatto. E io penso che qualcuno che ha fatto qualcosa di molto, 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 molto proprio, perché se dici la volta è impardonabile, non c'è. Quello che dobbiamo fare è che dobbiamo prendere questo persona, perché soprattutto è un umano, e dobbiamo, un carcere per lui, dobbiamo mettere gente lì come dei maestri, dei professori e tutto, perché questo persona possiamo lo cambiare, possiamo... Capito un po', perché nella vita alle volte si dice, noi l'umano abbiamo già un demonio dentro di noi, ognuno di noi ha un demonio dentro di noi, e de volta possiamo se sbagliare e fare le cose. Io conosco le gente che hanno anche ammazzato qualcuno, ma alla fine si è pentito da morire, e appunto che la vita l'ha dato un secondo fortuna, e oggi è una persona bravissima che sta aiutando anche tante altre persone. Agli no, io penso che scusate, chi è che stava parlando? Gilbert stava parlando del secondo, non ho capito il discorso. Ma tu, Gilbert, hai amici che hanno fatto degli omicidi? No, non è amici che ha fatto. Io conosco le gente che hanno fatto gli omicidi. Ma dopo che lui è uscito, ha fatto 5-6 anni di carcere. Dopo, quando è uscito, ha cambiato, è diventato qualcuno di buono. Ma Gilbert, ma cosa ne pensi? Ok, però va bene, cioè non va bene un omicidio, però dico, cioè, cosa ne pensi di un uomo che violenta una donna o violenta più donne? Cioè, quello... No, già la donna non si tocca. Esatto, quindi tu, cioè effettivamente, come puoi poter rieducare... Questo persone, sapete che ha un problema nella testa. Esatto, quindi come puoi rieducare una persona che violenta le picchia le donne? Questa persona deve essere chiusa dove c'è qualcuno che prende cura di lui. Ma perché come, anche come andare curarlo? A buttare nel... poi? Capito un po'? E perché questa persona ha un problema nella testa. È un malato mentale. È così, è nella testa. Non deve essere curato, perché non si rende anche conto di quello che lui sta facendo. Capito un po'? Quello. È come un bambino che mi prende questo bicchiere e lo butta. Un bambino di 3 mesi che lo butta lì. E io mi metto a lui donare le schiaffe. Chiaro. Sapete che sei io chi sono, capito? Sapete che sei io chi non
tieni di testa. Donc, queste persone meritano di essere presso, mette qualche parte, c'è le specialisti, c'è la gente che posso lo fare ragionare, non con la forza. Vai, Katia. Più che altro, io grazie Simo. Più che altro io penso che alcune persone non possono essere rieducate. Cioè, secondo me, lasciarle nel carcere è un po' una questione di egoismo e di far sentire la propria mente pulita. Però, per esempio, una persona che compie uno stupro su un bambino, su una donna, su un uomo, limita comunque la futura vita di quella persona. E quindi, secondo me, gli stupri, questo tipo di violenze, che sono comunque violenze che rimangono per sempre nella vita di una persona, vanno punite, secondo me, con la pena di morte. Cioè, se per questa cosa, sì. Secondo me non è rieducabile. Una persona che stupra non è rieducabile. Ma tanto anche solo ammazzi, non è che il tipo dopo ha indietro la sua innocenza. Cosa assolutamente ottieni? No. Sì, ma cosa ottieni? Cioè, vorrei capire cosa ottieni ammazzandolo. Dimmi, ma Asha. Ma sinceramente... Ma sentiamo Asha. Vai. Allora, questo discorso qui secondo me è stradelicato e ci sta appunto per quello, però il fatto che appunto effettivamente, cioè magari uno si mette, una persona non può mai provare il dolore che prova l'altra persona, che in questo caso viene, cioè non intendo il tipo violento, intendo la ragazza o il ragazzo, la vittima, no? E quindi io sono dell'idea che non, qualsiasi decisione faccia l'essere umano non verrà mai a, come posso dire, a garantire la felicità di questa persona, ed è per questo che io credo nell'esistenza di Dio, perché se noi esseri umani non riusciamo a fare questa cosa qui, comunque immaginate che c'è la pena di morte e lo ammazzano, perfetto, non è che questa cosa qui cambia. Io poi credo, essendo credente, dico poi Dio avrà una pena sicuramente più grande nei suoi confronti, perché effettivamente se esseri umani, rieducandolo non cambia niente, ammazzandolo non cambia niente, in prigione non cambia nulla, la mia unica fede non va più nell'essere umano ma va poi nel creatore, cioè io la penso in questa maniera qui. No, vabbè, personalmente poi io su questo discorso sono molto toccata sotto questo punto di vista, e secondo me avere una semi giustizia è giusto, ma ripeto, magari perché persone totalmente non colpite da determinate cose non lo possono capire. Però sì. È vero. Io vorrei sapere cosa pensa Lollo. Il discorso che hai fatto te prima, Green, Gigi, secondo me quello che costa mangiare. Nel senso, piuttosto che dare la pena di morte, tieni qualcuno schiaffato in cella fino a che non muore. Però poi apri il discorso e dici, ok, ma lo paghiamo noi con le tasse. Allora io ti dico, perché non farlo lavorare finché questa persona non muore? E praticamente si sostiene da sola in carcere fino a che non marcisce. È lì un po' ameba, isolato dalla società, a fare i suoi lavori, dove magari ci guadagna anche la prigione, capito? Cioè, è proprio quasi full schiavizzato, tra virgolette, che è, secondo me, una giusta pena per... i reati che hanno più. Anche lo schiavismo non è che... No. Beh, allora, sempre lì. Il fatto è che a livello etico non c'è niente di giusto, capito? Cioè può essere tanto giusto e può essere tanto sbagliata qualsiasi cosa. Equo in base a che cosa ha fatto. Esatto. Ragazzi, è la soluzione più facile: torturarli, ammazzarli, schiavizzarli. È la soluzione più semplice, quella che ti viene più di pancia di dire. Io capisco perfettamente le persone che dicono questa cosa qui, però sta di fatto che in una civiltà come la nostra non possiamo cedere a questo tipo di pensieri, altrimenti anche secondo me, sfortunatamente parlando, si torna al Far West, ragazzi. Cioè, lo so che di pancia ti viene da dire ammazzalo, e io ti direi anche hai ragione, perché io sono il primo che pensa quello lì ha stuprato, lo ammazzerei. Ma anche io la penso come te. Non è che... Lo capisco perfettamente. Il problema è che in una società civilizzata come la nostra non possiamo cedere a questi impulsi, altrimenti dopo è il caos. Sì. È il caos civile. Vorrei sapere Matteo cosa ne pensa. Ma guarda, è stata uccisa una persona per razzismo qua a Fermo un paio d'anni fa. È stata ammazzata una persona, sì, è andato pure dentro i giornali, sta ancora la notizia. Ma non c'è la pena di morte a Fermo? Persona... Ma no, esatto. Non c'è la pena di morte in Italia, no, io dico che una persona ha ammazzato quella, è andato in carcere per un anno, no, ha ammazzato un anno, esatto, dopo un anno libero, in libertà, tutto preciso e via, dopo un anno. Ma quello perché la legge italiana fa cagare, cioè quello perché la legge italiana fa cagare, non è tanto perché
Io gli darei invece che la pena di morte di... più un ergastolo più che pena di morte. Gibber, stiamo parlando di omicidi. Magari... magari, che ne so, la pena di morte... No, la pena di morte no, però l'ergastolo e i lavori sociali. La pena di morte è giusta? Sempre lui. Ash, Ash, dovresti mutare l'audio però, perché se ti muti solo il video ti sentiamo. Come rispondere alla domanda? La pena di morte è giusta o no? Questa è la risposta Ash, di Gibber. No, no. Ash, il microfono! Vabbè, ma Grimbald, non so se hai mai visto, Simo. Hai mai visto i commenti come... di TikTok? Esatto, hai mai visto dei commenti lui? Dannato imbecille. Sì, veramente, veramente pazzesco. Vabbè, Jacopo Hu, grazie mille, è stato un ottimo topic, grazie per aver portato. Grazie. Ciao, Jacopo. Grazie. Ciao, ciao, ciao. Gilberte, stiamo parlando di violenza. Cioè. Fa magna mentre fai i pallini. Parliamo di omicidi, pena di morte, stupri. Sì, pena di morte, violenza, stupri, Gilber. Gilberte. Cosa cazzo stava dicendo? Il pane cinese. Gilber, ti seguo da quando parlavamo di stupri in live su Twitch da Grimbald. Mamma mia, speriamo che la prossima popolare sia un po'. Oh, ragazzi, in chat entrate perché ci sono solo due posti perché siamo in tanti connessi, quindi ogni volta dovete riprovare ad entrare nello studio, ok? Ciao Greg. Ciao. Bella raga. Ciao Greg. Allora, la mia popolare opinion era un po' più leggera, ve lo dico. Ok, meno male. E anche mi prendere un po' di insulti, premessa. Va bene. Sincero. Ok. Non da giro. Allora, la pasta con le vongole, per esempio, una bella colata di gorgonzola, non è male. Che schifo. Possiamo passare al prossimo? Possiamo Aspetta. Passare al prossimo? Dai, no, 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 scusate, adesso mi insultate pure quello che volete. Io nella pasta con le vongole, nella pasta col pesce, pasta con tonno, metto sempre il parmigiano e ne metto anche un botto. Mamma mia, Simone. Ce lo metto anche io, non troppo, ma ce lo metto anche io a volte. Anche io lo faccio, ma non volevo dirlo perché sennò qualcuno mi diceva, no, extracomunitario. Ragazzi, scusate, però io guarda, il tonno te la passo anche perché è un pesce, però non si mette il formaggio sul pesce perché il formaggio copre il sapore. Ma a me non mi cazzo, mi fa schifo il sapore del pesce. Poi se vuoi mangiare... Allora che cazzo mangi il pesce? Non si mangia sempre quello che ci piace. Gilbert, sei mutato, Gilbert. Ah, mi sa che l'ho mutato io. Ah no, l'ho mutato lui. Questo è mozzarella con tonno. Vabbè, ma quello è buono. Ah, beh, però attenzione. Però è formaggio con tonno, attenzione. E mozzarella al tonno è diverso. Con tonno. Nella pasta alle vongole, comunque uno spaghetto allo scoglio. Io lo metto il grana. Il formaggio, zio. Cioè, sei una persona abominevole. Ma che cazzo vuoi? Una volta mi ricordo, sono andato in Puglia in un ristorante, ho chiesto la pasta come le linguine allo scoglio. Mi è arrivato, ho chiesto il grana e fa: no, mi spiace, ma lo chef non vuole portarglielo. Ma che cazzo vuoi? Giusto. Ma scelgo io. Ma che cosa, raga? Ma vaffanculo. Ma che cosa vuoi dire, raga? Ma uno mangia come cazzo giusto, zio, ma giusto. Posso farti una domanda, Simo? Tu sei quello che mangia il gelato al pistacchio con il limone? No, io sono molto strano di gusti. A me fa schifo la Nutella, mi fa schifo il cioccolato. Anche a me. Cioè, tutte queste cose. Però di robe strane di culinarie è solo la questione del grana, del parmigiano sulla pasta col pesce. Oppure anche che mi mangio tantissime volte, tipo prendo il prosciutto cotto, lo apro, lo metto tutto a fette su un piatto e ci metto una mozzarella e comincio a mangiarlo. Vabbè, ma quello ci sta. Io mi sono perso a prosciutto cotto, che è la cosa che più odio nel mondo. Il prosciutto. Anche perché? A me non piace tanto il prosciutto cotto. È più buono perché? Al crudo o lo speck. Ah, proprio non ti piace in generale, non per un motivo in particolare. No, no, ma che? Buonissimo il cotto, dai, Katia. No. Ma dai. A me piacciono tutte e due, crudo. Quindi mastengo, cazzo. Ciao, basta, amore. Mi è venuta fame. Ciao. È venuta fame, attenzione. Ciao, amore. No, Gilbert, cazzo, non mangiare. Aspettate un secondo. Mi è venuta fame. No, sto salutando la mia ragazza nella diretta. Tra l'altro anch'io non ho nemmeno cenato, ora che ci penso. No, tu quanti pasti fai al giorno? Io il pranzo... Colazione la salto. Il pranzo di solito mi mangio un panino, una piadina, una roba del genere, una roba leggera, e poi la sera invece mangio primo o secondo. Dolce anche. Gli sushi. Però due pasti al giorno fai. Sì, di base sì. Cioè, tipo il venerdì che vado al sushi la sera e visto che voglio farlo fallire quel posto di merda, voglio distruggerlo. Non pranzo, mi prendo fermenti lattici e tipo mi faccio delle punturine sullo stomaco per aver fame. Così almeno la sera poi gli faccio del dolore fisico a quei figli di puttana. È una roba mia che mi piace demolire i sushi. Tutto qua. Comunque secondo me... Qual è secondo voi il pasto più tipo che vi piace più fare durante la giornata? Cioè il vostro pasto preferito? Per me la colazione. La figa. Cioè io se non faccio la colazione anche quella.
Onesto. Dipende, perché la colazione è il pasto più buono della giornata se sei in vacanza in un albergo. Bravo, ottima. No, non è vero, ma non è vero. Minchia, ma ti alzi la mattina, ti fai il cappuccino, ti prepari la colazione. Sì, ma in albergo c'hai il cappuccino, il succo acce, il succo alla pesca, il succo al limone, yogurt, prosciutto cereali, prosciutto cotto, prosciutto cotto, Nutella, marmellata. Io mi faccio il brunch. Cosa, Ash? La mattina. Le uova strapazzate io le mangio solo quando sono in hotel. Ma che... Cazzo, comunque le uova, ragazzi, posso dire una roba? Le uova... Guzzi, tu si deve buttare fuori, comunque non riprendete mai più. No, le uova, ragazzi, io ho visto un video che si è sempre detto che mangiare le uova fa male perché aumenta il colesterolo, eccetera. La donna più vecchia del mondo, io ho visto un'intervista della donna più vecchia del mondo, 120 e passa anni, gli ha chiesto qual è il tuo segreto per essere arrivato a quest'età, e lei da tipo anni che... Non è vero. Io non ho detto niente ancora. Mangio minimo 12 ogni settimana mangia minimo 12 uova. Sì, Gilberte, caghi plutonio. Gilberte, cioè. Sto appunto dicendo che lei ha detto che mangia che il suo segreto è mangiare 3 uova al giorno. Ciao Alex. Ciao. Ciao, buonasera. Wow. Ciao. Buonasera. Sapete, cioè, da un po' di tempo in realtà che mi gira per la testa questa... Mi doni una sub? Diciamo, opinion. Sbagliato, vai. In realtà mi è stato detto da una ragazza che mi ha fatto scaturire vari dubbi, diciamo. Cioè, riguardo l'attrazione verso una persona, no? Molti dicono l'attrazione per una persona. In che termini? Molti dicono che l'attrazione mentale sia peggio di qualsiasi altro tipo di attrazione. In che senso peggio? Peggio, cioè? Nel senso che in un'attrazione mentale ti fa rimanere dentro una persona, non so, come se... Lungo. Può farti anche il torto più grande del mondo, però se sei attratto mentalmente da quella persona sarei sempre disposto a tornarci a chiarire, che peggio intendo che magari una un'attrazione sessuale solo se sei più sicuro forte, e senza autostima, sì. L'attrazione perché... è più sì. forte, ok. Solo se sei insicuro e hai paura di restare da solo, se hai autostima e non hai bisogno di altri per star bene, no. In che senso? Ma poi dipende pure da che torto, scusa. Cioè, nel senso che se una persona ti fa un torto enorme e tu di quella persona non hai bisogno per star bene, perché stai bene anche da solo, torto... non hai bisogno di tornare. Esatto. Ma quindi si parla di torti, cioè non ho capito un po'. Il concetto è che l'attrazione mentale è più forte di quella fisica, questo è il topic. In qualsiasi altro tipo di attrazione, che se sei attratto mentalmente dalla testa di una persona, dalla mente... Vabbè, a mani basse. Forse la fine. Poi dipende anche, ma intendi in una relazione o non sono fidanzate le due persone a riguardo? Perché è importante fare questa distinzione. Può essere anche una relazione o anche meno, perché una sera ero a parlare con una mia amica, no? E mi parlava di una persona che si frequentava, si conoscono da vario tempo, un po' così, e mi è venuta a dire che sì, però questa persona, cioè, anche nell'intimo, non sento... la stessa cosa che sento quando magari mi parla, che mi fa ragionamenti, che mi faccia sentire in certi modi, e ho capito che l'attrazione mentale per me vale più di qualsiasi altra cosa, di qui di là. Io fino a quando non mi ha detto questa cosa, l'attrazione mentale, cioè, manco... cioè, pensavo... Perché... Perché tu sei un uomo, lei è una donna. Le donne sono più attratte a livello mentale degli uomini. No, è vero, non è una cosa misogina. Le donne sono attratte più a livello mentale degli uomini. Gli uomini tendono inizialmente ad essere attratti più fisicamente da una donna. Sì. Questo per come siamo diversamente strutturati a livello biologico. Però... una donna può trovare in un uomo affascinante il carisma, la personalità, la simpatia. Tu quando vedi una ragazza non è che dici wow, che simpatia che avrà quella ragazza. No, guardi il culo. Infatti, ed è per questo, secondo me, che le cose a tre, ok... per un uomo, no, sentimi, ha un senso, le cose a tre per un uomo, per esempio, oltre per quanto riguarda la questione fisica, che magari si può sentire in soggezione o quant'altro, sono peggiori a livello psicologico rispetto a una cosa a tre che fai tipo col tuo partner o un'altra donna, perché l'uomo pensa al sesso, se ha la persona con cui si trova mentalmente, mentre la donna se fa un tradimento... ok, è sotto un certo punto di vista peggiore, sì, perché solitamente ricerca l'attrazione mentale che gli manca nella relazione, sì. Capito? Sì, ho capito il concetto. Posso dire una roba? Io parlo per la mia esperienza, cioè io sono dell'idea che, vabbè, io personalmente, lo ripeto, cioè sono una persona che tipo
ama l'attrazione mentale e crede che l'attrazione mentale sia ciò che rende una relazione davvero la relazione ideale, la relazione perfetta e quello che può davvero rendere una donna essere la donna della tua vita. Cioè, secondo me l'attrazione mentale è la cosa che proprio traina al 100% una relazione e io credo di non aver mai provato delle emozioni più forti di quando mi sono trovato magari a parlare tanto tempo con delle ragazze senza neanche accorgermi di quanto del tempo che passasse e, come dire, accorgermi di quanta affinità ci fosse, quanta chimica ci fosse nel parlare con questa persona. E secondo me quella è proprio la è quello che può far scaturire l'amore più forte che esista. Sì, no? L'attrazione mentale, cioè, vale sia per uomini che per donne, questo è ovvio, però specialmente all'inizio è più forte nelle donne perché biologicamente le donne comunque cercano determinate caratteristiche in un uomo che possa far sì che questo uomo sia ritenuto adatto dalla medesima per essere un buon partner, mentre invece inizialmente, dico inizialmente perché dopo vale anche per gli uomini, ma inizialmente l'uomo va più ad estetica, a meno che quella ragazza non sia veramente una lesa e in quel caso ti fa scendere i coglioni, ma vabbè, escludiamo questa equazione, questa variabile, però sì, è così. Ok, grazie Alex. Figurati, grazie a ciao, voi. Ciao. Buona serata. Alex. Ciao. Io, Green, ti devo salutare perché devo andare a fare la serata di gaming, quindi io ti saluto e ci aggiorniamo poi alla prossima. Grazie. Prego. Ciao, Ciao Andrea. Sì, ma te sei un romanticone. Io sotto sono un romanticone di brutto. Allora, ragazzi, ho una piccola unpopular opinion. Mm-hmm. Ok. Dimmi la vostra. Secondo me, poi anche in base a quello che ha detto Neil deGrasse Tyson, lo conoscete? Sì. Ci andavo a scuola insieme, però non bene. Dai, zio! No, zio. Io una birretta, però me la via. Ma è bannabile, bro! Non so neanche chi è. In che senso? Non so neanche chi è. Dove... ragazzi, vabbè, vai avanti. Ma vabbè, cosa secondo lui... Ma chi è? È un scienziato, uno scienziato molto famoso. Un coglione. No, vabbè, comunque, secondo lui, noi viviamo in una simulazione. Bella. Questa è la teoria, certo. E io effettivamente non riesco a dire che... Cioè, sono d'accordo con lui. Tra due o tre anni ci sveglieremo tutti. Tra due o tre anni, ecco perché cosa succede. Il bro è Andrea. Poi ragazzi, adesso con l'intelligenza artificiale, no? La coscienza, tutte queste cose che si stanno unendo. Stiamo andando verso un'autodistruzione, verso cosa stiamo andando? Non lo so neanche io, cioè... Ne stavamo parlando prima, Vezzo lo stava dicendo, infatti. Vabbè, a parte gli scherzi, cioè io su questa cosa qua ci avrei un bel pensiero da dire, no, sono serio sto giro. Io sono dell'idea che è molto figo, non so chi l'ha visto, Oppenheimer, è molto bello come film. Bellissimo. Oltre a un capolavoro a livello cinematografico, è un capolavoro secondo me anche per il messaggio che ti dà. Io credo che il progresso sia il motore del mondo, ma può essere anche un motore negativo. Cioè il progresso secondo me non sempre è buono. Cioè io questa cosa della realtà aumentata, dell'IA, non sono molto... A favore. Non sono molto a favore, non mi piace. Più che altro perché io sono sempre stato... Cioè io vabbè, lavoro sui social, faccio le mie robe sui social e tutto il resto, ma dispiace che purtroppo questo progresso tecnologico porterà sempre di più, secondo me, una buona parte della popolazione a essere sempre più distante nei rapporti interpersonali. Lo si vedono con i bambini che stanno crescendo adesso, che figa, nascono con il telefono in mano e sono... Hanno problemi relazionali comunque. Hanno problemi relazionali. Io qui sono dell'idea che... socializzare un botto attualmente. Esatto, esatto. E credo che tante delle... non dico neuropatologie, però comunque problemi legati magari a psicologie, eccetera, 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 sì, sono aumentati con... ansia sociale, attacchi di panico, sì, quant'altro. Ma è la verità, ma basti pensare anche semplicemente a Twitch. Io quando streamavo per 12 ore al giorno, perché ci sono un periodo in cui streamavo 12 ore al giorno, ad un certo punto sono arrivata ad avere un blackout totale, cioè dalla serie ero diventata proprio sociopatica. Io uscivo in giro e avevo attacchi di panico e non riuscivo a parlare con nessuno. Sono dovuta andare da quello è un po', però cioè, un estremismo, no?
No, ma perché è un'alienazione in generale. Poi tu pensa comunque le nuove generazioni che nascono con una difficoltà a livello relazionale in quanto c'è più tecnologia rispetto a come eravamo piccoli noi, capito? A come quando eravamo piccoli. Cioè, tutto quanto va a incidere su a livello relazionale, comunque come il mondo si muove attualmente, come il mondo si evolve a livello soprattutto tecnologico, va a incidere molto a livello mentale sulle persone. Banalmente anche il lavoro ti richiede molto di più rispetto a quello che era una volta a livello di conoscenze, quindi a scuola devi studiare di più e hai molte più distrazioni rispetto a una volta, i livelli di dopamina nel nostro cervello sono a livelli stratosferici, abbiamo una base e una span di attenzione di un pesce rosso. Sì, è vero, è assurdo che pensare che TikTok sia nato dall'idea geniale delle persone che hanno detto cazzo, la soglia dell'attenzione si è abbassata, quindi creiamo una piattaforma dove la gente letteralmente scrolla il dito e vede una quantità di video infiniti al giorno. È pazzesca sta roba, cioè ti fa proprio capire come veramente al posto di, cioè il progresso si sta adattando a delle nostre carenze, tra virgolette. E vi dico una roba sull'intelligenza artificiale che mi ha molto scioccato. Un giorno io a ChatGPT, nella versione quella 4, quindi quella più evoluta, gli feci una domanda. Io scrivo a ChatGPT tipo tutte le notti perché mi informo sulla scienza, tutte le robe così. E gli avevo fatto questa domanda qua, completamente a caso, gli avevo detto: ChatGPT, in un futuro ipotetico nel quale l'intelligenza artificiale composta da tante persone che possono, cioè tante, come dire, tanti soggetti come puoi essere tu, quindi tanti AI, tante intelligenze artificiali che diventano androidi. Quindi immaginare un androide con nella testa ChatGPT. Nel caso in cui tu, grazie al machine learning, cioè quindi continuare a imparare in base alle informazioni che ricevi, tu nel futuro riuscissi a sviluppare talmente tanta conoscenza da quasi riuscire a simulare perfettamente le emozioni che può provare un essere umano, e nel momento in cui tu ti dovessi accorgere che l'essere umano ti tratta male e va contro lui stesso ai principi su cui tu sei basato, se un essere umano, se tu avessi una pistola, avessi la possibilità di sparare a questo essere umano per salvare tutte le intelligenze artificiali, lo faresti? Rispondimi sì o no, e mi ha risposto sì. Questa roba mi ha scioccato, non so perché. No, cioè, però, banalmente, cioè, GPT letteralmente, che è tipo, è impossibile farle dire cose contro l'essere umano, con tutto sto viaggio qua, ha detto sì. Cioè, io sparerei. È perché l'hai fatta tipo impersonificare comunque nelle emozioni di una persona, capito? Ci vorrebbe Andrea. Ah sì. Ci vorrebbe Andrea. Grazie, è stato Mad per dire che se faccio tutti cagare, dai, vattene via, va. No, scherzo. Scusami. Veramente. Posso dire? No. Dimmi. Posso chiedere una cosa a Lollo veloce? Puoi salutare Sofia, la mia ragazza? Ciao Sofia. A posto. Bacione. Dai. Grazie, bello. Ciao Sofia. Grazie, raga. Voleva saluto solo da Lollo, Guz. No, in realtà, se potevo dire altro, perché non volevo magari disturbare e togliere tempo agli altri. No, vuoi dire qualcosa? Vuoi salutare qualcuno? Ma in realtà volevo dire complimenti Greenbaud per il discorso. È stato veramente figo. E ho ripensato anche al fatto che, non so, sai che cos'è un occhio di basilisco? Da un punto di vista dei racconti? No. Cioè, in teoria, l'occhio di basilisco è un qualcosa che ti pietrifica, no? Okay. E se tu sai una cosa, che è per esempio che tu vivi in una simulazione dove i robot adesso sono uguali, identici a noi umani, e si comportano come noi, ma tu sai che sono robot, perché hai questo occhio di basilisco, insomma, collegato a tutto il discorso che hai fatto tu prima, senza che lo rifaccio anche io, se tu sai questa cosa, loro si metteranno contro di te proprio perché loro difenderebbero di più la loro razza, così come se fosse una cosa istintiva. Noi vogliamo difendere noi stessi, gli umani, vorremmo salvare, come un po' Elon Musk, no? Che ha come ideale quello di salvare il genere umano, progredire. Ecco. Beh, però non puoi sapere se lo sta facendo con uno scopo lucrativo o meno, fino a prova contraria. Tu che ne pensi, perché... Io ti dico, tipo adesso sta mettendo Neuralink che addirittura può avere, cioè, dovrebbe poterti aiutare a livello... Però come fai a sapere che questa cosa non ha... Cos'era quel messaggio? Non è soltanto fatta puramente a scopo lucrativo. Ok. Non lo puoi sapere. Però quanto cazzo sarebbe bello effettivamente se ci fosse tipo una rivolta tra esseri umani e robot... In cui tipo adesso dobbiamo... No, veramente, lo so, in cui veramente andiamo... Chi robot, tipo il film con Will Smith. In cui veramente andiamo... Abbiamo zero terra!
mia mamma, adesso. Scusami. Come nei film, cazzo, come Detroit Become Human, il gioco bellissimo. Esatto. Alieni contro esseri umani, iniziamo veramente a prendiamo le cazzo di Molotov, addio di merda. Bello. Grazie soltanto Mad, grazie mille. Grazie. Ciao. 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 Allora, gli ultimi due, ragazzi. Non soltanto Mad. Soltanto Mad, ho detto. Soltanto Mad. Uomo mascherato. Vai, no. Ciao. Oh mio Dio. Vabbè, questo è un idiota, dai. Ultimissima popolare opinion, ultimissima. Sì, leggera. Io non ho niente di un popular opinion. Buonasera a tutti. Ciccio. Buonasera. Ciao Ciccio. Ciao Ciccio. Oh, Ciccio, ti presento Gillo. Chi che già conosci o chi che non conosci di questo gruppo? Conosco tutti. Tutti. Conosco tutti. Anche Gilbert? Ciao Ciccio. Sì. Ciao Matte. Ciao a tutti. Ciao Ascia. Ciao Guzzo. Ciao Lollo. Ciao Katia. Ciao Ciccio. Che bello. Ciao. Scusami se queste sere ti ho pisciato la grande, ma no. Lo sai, non lo faccio apposta. Quando posso entro sempre. Tranquillo Ciccio, ma guarda, stai tranquillo, poi so che hai pure le tue cose, quindi figurati, ci mancherebbe. No, ma io ti ringrazio anche per entrare. È un piacere. Non so, abbiamo parlato di un sacco di robe di un popular opinion, un sacco di... Sì, ho visto l'ultima discussione, io stavo su Fortnite. Sì. Vabbè, ti faccio una domanda, Ciccio. Due o tre delle domande più gettonate di stasera, perché sono quelle che hanno destato più. Tu, Ciccio, sei favorevole alla pena di morte? È una domanda molto, molto. Allora, io sono più per la non pena di morte, perché secondo me nessuno dovrebbe aver diritto di togliere la vita a qualcun altro. Però ti faccio soffrire come un cane, mica la tortura, quindi. Sì. No, ma soffrire cosa, se tu stupri una ragazza, io ti taglio il pisello e te lo metto in bocca, allora sì, però la pena di morte no. Però io farei delle grandi quello è l'altro più peggio, fra hai capito, cioè delle torture sì, ma per roba seria, non stiamo a parlare di cazzate. Beh, minchia. Esatto. Questo è quello che penso io. No, la tortura, minchia. Ciccio, sì, meglio io ti giuro la verità, meglio di mettere ieri il pistello, mi fai la pena di morte, mi fai morire sulla seggia, ma appunto no, io la vita non te la tolgo, però te la faccio diventare un inferno, perché tu l'hai fatta diventare un inferno a tua volta a qualcun altro. E saprei che ce l'ha fatto più peggio, allora poi uno decide in base a quello che hai fatto. E in che modo educhi poi quella persona che, insomma, gli fai... Non la devi educare, quella persona. Non si può rieducare una persona del genere. Cioè, fai finta, Matteo ha fatto qualcosa a tua figlia, non è che tu la educhi, quella persona, e allora tua figlia ritorna a essere una persona normale. Comunque l'hai fatto, quindi invece che darti la pena di morte, che secondo me, ripeto, nessuno ha il diritto, ti taglio un pezzetto alla volta. Ok. Vabbè. Ok, poi che altro topic avevamo tirato fuori che non mi ricordo. Vorrei chiederti, Ciccio, cosa ne pensi dell'AI, dell'intelligenza artificiale? Che so cazzi nostra. Per tutti quanti, regà. Mo gli attori di Hollywood si stanno ribellando e fanno bene. Il problema è che arriverà anche a noi, ragazzi. Pure più tardi. È già arrivata, esatto. Ma arriverà, non mi piace. Non mi piace. Non ti piace? No, è pericolosissimo. Merda, è pericolosissimo. Però, raga, realisticamente, cos'è che si può fare? Dire no. Questa è una roba, comunque, cioè, è progressista, cioè, è innegabile che lo sia. Quindi cosa fai? Dici no, però... non la facciamo, no, raga, non mettiamoci mano, non evolviamoci. Però per dire, Simo, adesso ci sono un sacco di video che sta spopolando, che magari sono fatti dalle AI e che prendono attenzione. Tu immaginati uno streamer che è perfettamente equilibrato per 12 ore di fila, nel parlare la gente guarda lui anziché te, tu come ti sentiresti? Minchia, sarei nel settimo cielo, metto lui a streamare e sto a dormire tutto il giorno. Ma se uno arriva prima di te... Ma no, ma poi lo potrebbero fare tutti, non solo tu. No, sì, è chiaro. Esatto. Sì. Non è una cosa unica, perde la sua unicità, no? Vabbè, bisogna mettere delle leggi sull'intelligenza artificiale, cioè che queste cose qua siano illegali, cioè bisognerebbe dedicare una attenzione all'intelligenza artificiale.
quante cose sono legali nel mondo. In Italia quanti bastardi evadono le tasse? Nel mondo e noi siamo... No, ma nel momento in cui possono sostituire lavori quali magari attore, speaker radiofonico, eccetera, cosa impedirebbe di sostituire anche il tuo? Sì, io la scorsa volta stavo parlando a mio fratello, stavamo parlando tipo di robe da prendere per la spesa e così così, no? E non sto scherzando, avevamo tipo detto profumo per ambienti e la pubblicità su Instagram che mi è apparsa era il profumo per ambienti. Anche a me è successo. Vabbè, con sì, lo shampoo. Quella roba c'è da sempre. Ci hanno proibito su YouTube. Quindi, secondo me, saremo colonizzati dall'AI. E secondo me, sarà molto presto e ci sarà una guerra civile tra robot e esseri umani. Mi spera solo quello. Però, scusatemi, già anche il fatto che, cioè, tipo, l'altro giorno giravo su TikTok, ho visto un video dove questo diceva spoiler del prossimo pezzo in collaborazione tra Sfera e Basta. E Shiva, porca miseria, zio, era un pezzo della Madonna. Era un pezzo della Madonna, era bellissimo. Orecchiabilissimo. Le cover anche. Sì, non esiste, una roba che non esiste. Sì, quello della musica è incredibile, ma io mi fisso su quelli. Per esempio, Gerry Scotti che canta. Ma anche i video quelli con sì, raga, ma quello, raga, ma quello è divertente adesso. Non si sta parlando di un'intelligenza artificiale che si fermerà a questo, e quello è il problema. No, perché adesso è divertente Gerry Scotti. Il problema è quando andrà avanti, è vero, però, raga, è sì, effettivamente una roba super figa. È ma effettivamente non... una roba super figa, e su questo non ci sono. Cioè, però andando avanti, cioè, io sono super sì, ma se ti fermi da usarla da minchione, Green. Vabbè, sì, se, però... se ti fermi sul limite minchione è divertentissimo, se ci vai su cose più serie no. Greenbound, c'era un unpopular opinion, un'ultima che parito questo è fuori comunque devo dire interessante. I have an unpopular opinion. Yeah. Chi è lo fratello? Secondo me La cittadinanza italiana dovrebbe essere data a King Ash. Dovrebbe o non? Dovrebbe. È tutto un paradosso, sono solo un pazzo. Quest'amore so che sparirà. Ora non mi muovo ma nemmeno stacco. Canto solo e faccio na na na. Ma non posso fare poi le cose, sì quelle che dici, ma come possiamo fare?